che mi dà la possibilità di spiegare effettivamente una divergenza profonda che da marxista, ma credo, diciamo, da marxista coerente e concreto e abbiamo nei confronti di una certa lettura, di una certa impostazione. Partiamo dall'inizio. Polo chiede: ma c'è una crisi di rappresentanza politica del movimento operaio, del lavoro, delle classi subalterne? È indubbio che sì. È una crisi che in Italia, fra l'altro, ha conosciuto, no? Per caratteristiche proprie della storia del movimento operaio italiano, come dire, una dimensione assolutamente clamorosa, no? A differenza che in larghissima parte della storia del dopoguerra, oggi non possiamo indicare in Italia un partito che sia rappresentanza maggioritaria del movimento operaio, delle classi, delle masse politicamente e sindacalmente attive di questo paese. È la realtà. Dobbiamo ricostruire questa rappresentanza, è del tutto evidente, a partire, credo, da un elemento di giudizio comune, no? Sul massacro politico e sociale quotidiano che viene condotto dalle classi dirigenti contro il lavoro, e non solo in Italia ma a livello internazionale, è indubbio. Ma c'è un piccolo grande problema: che questa ricostruzione della rappresentanza del movimento operaio del mondo del lavoro la dobbiamo fare non in un universo astratto, non negli anni 20, negli anni 30 o nell'epoca del secondo dopoguerra, ma nelle condizioni storiche attuali, che sono segnate certo dalla più grande crisi del capitalismo degli ultimi 80 anni, ma anche da una straordinaria crisi del riformismo. Dobbiamo, Mussi, io credo, davvero, diciamo, spogliarci nella misura del possibile di elementi della propria formazione, della propria tradizione, e guardare la realtà. Il riformismo è storia di un'epoca passata. C'è stata un'epoca, in particolare in Europa, in particolare nel secondo dopoguerra, in cui ci fu uno spazio reale di miglioramento graduale delle condizioni di vita delle classi subalterne, spesso strappato con grandissime lotte perché i padroni non hanno mai regalato nulla, ma in un contesto storico segnato da un lato dal boom postbellico prodotto dalla ricostruzione sulle rovine della guerra e dall'altro dall'esistenza dell'Unione Sovietica, dall'ascito della rivoluzione d'ottobre, che aveva introdotto un elemento di riequilibrio dei rapporti di forza internazionali e che esercitava con la sua stessa esistenza un elemento di pressione sulle classi capitalistiche d'Occidente perché in qualche modo concedessero qualcosa. Magari questo qualcosa veniva concesso per evitare una rivoluzione, il vecchio adagio delle riforme per evitare le rivoluzioni, ma indubbio che c'era uno spazio per concedere qualcosa. Tutto quell'universo è morto per sempre. Lo spazio riformistico si è estinto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, dopo l'estinzione del boom postbellico, e oggi, di fronte alla più grande crisi del capitalismo degli ultimi 80 anni, il capitalismo non ha più niente da dare, ha solo da togliere a tutte le latitudini dell'umanità e sotto i governi di ogni colore, non solo sotto i governi Prodi, che, come giustamente ci ricordava Gabriele Polo, magari entravano con grandi promesse e uscivano con la precarizzazione del lavoro, il voto alle missioni militari, le finanziarie di sacrifici, ma anche coi governi Obama e Zapatero. Ma ci siamo dimenticati l'incantamento